ancora il famoso DRAG approvato nel 2007, indirizzi per la pianificazione comunale, ha alla base questa visione verso la qualità, la riqualificazione, la sostenibilità. A valle della sperimentazione del DRAG, dei PIRF, nella direzione dell'abitare sostenibile, abbiamo approvato la legge numero 13 sull'abitare sostenibile e non edilizia sostenibile, a conferma di questa visione integrata, una legge sistemica, non solo efficienza energetica, anche risparmio dell'acqua e del suolo, un sistema di valutazione in forma completa, e grazie a questo la Puglia, possiamo dire oggi, è davvero in Italia all'avanguardia, lo dicono i tecnici che ci contattano, avendo recuperato un notevole ritardo rispetto alla Toscana o alla provincia di Bolzano. Abbiamo ritenuto doveroso approvare questa legge perché l'abitare sostenibile migliora la qualità della vita delle persone, perché è un imperativo etico rispondere agli obiettivi del protocollo di Kyoto, perché è possibile risparmiare anche risorse finanziarie da parte delle famiglie, anche perché riteniamo che sia una prospettiva importante per l'economia della nostra regione. Noi abbiamo una filiera legata all'edilizia che è imponente, anche purtroppo in relazione alla debolezza di altri settori produttivi. La domanda quantitativa di case è non solo in declino, ma è destinata a ridursi ulteriormente in ragione di fattori demografici. Quindi noi abbiamo il dovere anche di costruire nuove prospettive. Questo non deve però, dobbiamo stare attenti, riguardare solo fasce di reddito elevato. Di qui l'inserimento sempre dei requisiti di sostenibilità nei bandi o nei provvedimenti destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale. A volte noi dimentichiamo quell'azione importante, capillare, di informazione, di comunicazione, che è quasi a costo zero. Noi abbiamo un progetto pilota in alcuni edifici pubblici di proprietà dello IACP nella città di Bari, che recentemente costruiti, quindi in classe energetica buona, forse consumavano troppo. Abbiamo pensato a mettere in competizione le famiglie dopo avere dato loro indicazioni sulla gestione dal punto di vista energetico, e abbiamo messo in palio delle biciclette. I risultati sono stati straordinari. Oltre il 50% delle famiglie hanno risparmiato più del 30% sulla bolletta, 26-27 euro al mese. Considerate che mediamente l'affitto in un alloggio di edilizia residenziale pubblica nella nostra regione costa 60 euro. Piccole azioni che noi spesso non pensiamo neanche che si possano realizzare per conseguire degli obiettivi che sono importanti sia per le famiglie sia per l'interesse generale, e spesso mettiamo in conflitto queste due prospettive. Applicandosi vengono fuori tante idee per conciliare questi due interessi. L'importante è averli chiari entrambi, e quindi mettersi nei panni di chi vive in quelle case e contemporaneamente nei panni dell'ambiente che è la casa di tutti noi. Ancora mi preme evidenziare quanto importante per la costruzione di questa idea di sviluppo diverso sia il piano paesaggistico territoriale regionale. Guardate, anche qui una svolta radicale rispetto al passato. Noi avevamo un piano delegittimato dal punto di vista sociale, proprio l'ABC della pianificazione. La pianificazione opera nell'interesse pubblico. Innanzitutto non si fondava su una base di conoscenza sufficientemente ricca e aggiornata. Una catastrofe, nel senso che può ignorare i valori paesaggistici meritevoli di tutela per mancanza di una base informativa adeguata, e magari prevedere dei vincoli su parti del territorio che non richiedono particolare tutela.
tutela, tutto incentrato su una visione vincolistica. Noi siamo un paese che ha una quantità di vincoli veramente straordinaria, ma il più alto tasso di deroga o di noncuranza o di trasgressione dei vincoli. Quindi col nuovo piano paesaggistico territoriale regionale noi innanzitutto siamo partiti da una base di conoscenza robusta e abbiamo recuperato in pochi anni delle lacune più che trentennali. Ci siamo dotati di una carta tecnica regionale che questa regione non aveva mai avuto. Voi pensate che io ho lavorato in Piemonte nei primi anni 80 sulla redazione della nuova carta tecnica regionale con le sue carte tematiche che per esempio individuino i boschi, le macchie, il sistema idrogeologico, il sistema insediativo. Quindi abbiamo elaborato due carte fondamentali, una del sistema idrogeomorfologico, ossatura portante del nostro sistema paesaggistico. La nostra regione, come voi sapete, è povera di corsi d'acqua superficiali ma ricchissima di acque sotterranee, e l'abbiamo affidata all'autorità di bacino della Puglia in modo tale da condividere e quindi utilizzarlo l'autorità di bacino ai fini della difesa del suolo, l'assessorato all'assetto del territorio ai fini della tutela paesaggistica e di tutte le altre attività ovviamente di pianificazione locale o regionale. E altro elemento fondamentale, la carta dei beni culturali, che è stata affidata ai 4 atenei pubblici e alla direzione regionale per i beni e le attività culturali. Siamo arrivati a 10.000 beni individuati nella carta. È un progetto molto innovativo anche sotto il profilo metodologico, perché non si limita a individuare i singoli beni, ma ne individua la stratificazione storica e li inquadra in sistemi di relazioni tra i beni stessi e il contesto ambientale nel quale gli stessi si inseriscono. Da questa conoscenza è stato elaborato l'Atlante del patrimonio. Noi abbiamo scelto una terza via, piano paesaggistico territoriale regionale. Cosa significa? Che il piano riguarda l'intero territorio regionale, che è piano paesaggistico, ma che è anche piano territoriale, ossia che alla base del primo piano territoriale della regione Puglia, perché questo è, c'è il paesaggio, la sua tutela e la sua valorizzazione. E questa è un'opzione politica che dice che noi consideriamo il paesaggio un bene comune, come, anche questo è un termine un po' abusato, ma insomma ci capiamo, patrimonio della nostra regione sul quale fondare il benessere dell'attuale e delle future generazioni. C'è un sito www.paesaggio.regione.puglia.it sul quale è possibile guardare queste carte patrimoniali che parlano da sole. Noi a volte trascuriamo quanto importante sia che il territorio non appaia come rappresentazione bidimensionale. Invece guardate che valore geomorfologico, che intreccio tra vegetazione e sistema idrogeologico sotterraneo. Attenzione alle relazioni, e sarà più difficile con quella comunicazione visiva intervenire per distruggere alcuni beni. Finalmente un piano delle certezze e della trasparenza. Non sono molto capace di enfatizzare quello che abbiamo fatto, tuttavia abbiamo subito una specie di esame da una ventina di funzionari del Ministero. A Roma abbiamo presentato il nostro piano, hanno detto che è il migliore piano che loro abbiano finora visto in Italia. Con questo peso del PUT che ha generato più contenzioso che tutela, partire da questa condizione di oscurità e di incertezza, diciamo che alla fine ci ha avvantaggiati perché ci ha dato quella carica importantissima per superare i problemi del passato e proiettarci verso un futuro migliore.